E fra che ci siamo torniamo a parlarvi di uomini e donne di Maria De Filippi e lo facciamo con una coppia che si è appena scelta. Ossia Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Lui laziale modello e lei toscana di Prato. Sono da circa un mese una coppia a tutti gli effetti. In quanto in televisione da Maria De Filippi abbiamo visto che si sono messi insieme circa 3 settimane fa, ma la registrazione effettiva risale a un mese fa. E come abbiamo già visto in televisione durante la scelta di Giacomo Cerni e Martina Grado, le cose fra di loro vanno molto bene. Insomma, si vede chiaramente che si amano. Si vede chiaramente che fra di loro è scoppiata la scintilla dell'amore. A tal punto che nelle settimane scorse sempre il tronista ha annunciato che lui e Vanessa Spoto per settembre hanno già in programmazione di andare a convivere. Che credo che sia anche una bellissima notizia per i loro tantissimi fans. Ma Magazine, rivista ufficiale del programma Uomini e Donne, il tronista è andato oltre e ha dichiarato quello che veramente le piace della sua nuova fidanzata. Dichiara Massimiliano Mollicone, tronista di Uomini e Donne di Vanessa Spoto. Vanessa Spoto scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne. Lontana dalla trasmissione si è trasformata in un vulcano. È più estroversa, briosa, e più simile a me di quanto pensassi. Ma c'è anche qualcosa che forse non gli piace molto, ossia l'ordine, e infatti dice sempre il tronista romano che è troppo ordinata. Quando stiamo a letto e sto quasi per addormentarmi. Precisando che la vedo che si agita perché vuole che le coperte siano messe correttamente. Oggettivamente sono proprio una bellissima coppia, non trovate anche voi? Insomma, sembra davvero che per loro il programma di Maria De Filippi Uomini e Donne abbia davvero sortito l'effetto voluto. Fare innamorare due giovani ragazzi.